Ogni volta che facciamo una ripresa, scegliamo una porzione della realtà che sta davanti ai nostri occhi. Quella porzione di realtà è l'inquadratura, elemento base del film, comune anche con la fotografia e la pittura. Nel cinema e nel video, però, abbiamo il vincolo di un rapporto dimensionale tra altezza e larghezza. Ad esempio, il 2,35 a 1, che in genere rimane fisso per tutta la durata del film. In fotografia e in pittura, il formato è libero e vale per ogni singola opera. Basta guardare gli affreschi di una cupola, di una volta spicchi medievale, o le storie narrate nella Cappella Brancacci di Firenze, per capire che la pittura si è adattata a formati e dimensioni molto diverse. Abbiamo quadri in verticale, in genere per i ritratti, o tele con formati panoramici per il paesaggio, o affreschi quasi in CinemaScope, come L'ultima cena di Leonardo. A seconda del soggetto, si può scegliere il rapporto dimensionale più adatto. In fotografia, anche se il formato standard di ripresa è il 3:2, si possono operare successivamente delle modifiche con la più ampia libertà. Nel cinema e nel video esistono numerosi formati, ma quelli più usati sono l'1,33 a 1, tipico del cinema muto e uguale al 4 terzi della TV analogica, il 16 noni, usato nell'alta definizione televisiva, l'1,85 a 1, il 2,35 a 1 e altri ancora. Questi ultimi sono molto più rettangolari e sono usati soprattutto nel cinema. Rari film usano formati variabili. È il caso di Mommy di Xavier Dolan, che passa dal quadrato 1 a 1 al rettangolare 1,85 a 1. Per concludere, vediamo attraverso vari formati tre inquadrature diverse, che ci aiutano a capire limiti e pregi di ogni rapporto dimensionale. Ecco un viso inquadrato in primissimo piano, che progressivamente riempie sempre di più il quadro. In questa figura intera, invece, cambiando formato, scopriamo lo spazio circostante e la relazione con l'ambiente. Infine, in questo campo lungo, l'ambiente diventa sempre meno importante. Nel 4 terzi è l'uomo ripreso in campo medio, il protagonista dell'immagine.